Benvenuti al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme agli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi la mostra Tra i maestri del vero, Luigi Cima, un progetto espositivo con l'organizzazione dell'amministrazione comunale di Borgo Valbelluna in collaborazione con l'associazione Art Dolomites. La mostra, visitabile fino al 5 giugno, si svolge in tre sedi: a Mel, presso il Palazzo delle Contesse, con l'esposizione pittorica; a Trichiana, sala Tina Merlin, la mostra fotografica di Walter Argenta e Dario Tonet sui paesaggi dipinti dal Cima visti 100 anni dopo; e infine a Lentiai, nel nuovo oratorio, con l'esposizione dell'archivio storico personale del pittore e con la sezione di arte sacra. Nel 1961 Pavarotti debuttò nella lirica. Dal cuore dell'Emilia ai palcoscenici più prestigiosi del mondo, dando nuovo lustro a quella lunga tradizione di tenori inaugurata da Enrico Caruso e proseguita poi con Gigli, Del Monaco e Di Stefano. Il forte legame con la terra natia lo spinse a fare di Modena il cuore di un evento di respiro internazionale e animato da scopi benefici. Da 1992 al 2003 Pavarotti & Friends portò nella città emiliana le grandi star del pop e del rock internazionale. Viaggiando alla scoperta dei paesi, troverai il continente in te stesso. Proverbio indiano. La curiosità del territorio di oggi ci porta a conoscere le misteriose tombe nascoste dei Colli Iberici. Una necropoli segreta a Barbarano, in provincia di Vicenza. Oggi sono diventate degli abbeveratoi per gli animali del bosco, ma questo luogo ha un valore storico enorme e appassiona gli studiosi di storia. Si tratta infatti di 6 tombe rupestri del periodo longobardo, con una datazione tra il IV e il VI secolo. Il fondo delle tombe è piano e conserva ancora un cuscino consistente in un gradino di roccia. La natura le ha riempite di terriccio, di arbusti e di acqua piovana stagnante. Dove? Sentiero numero 75 delle Scudellette. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.